C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Gesù, udito ciò, disse: Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Com'ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: Torniamo in Giudea. I discepoli gli dissero: Maestro, proprio adesso i giudei cercavano di lapidarti e tu vuoi tornare là? Gesù rispose: Non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui. Così parlò, poi disse loro: Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo. Perciò i discepoli gli dissero: Signore, se egli dorme sarà salvo. Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire e del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là affinché crediate. Ma ora andiamo da lui. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli: Andiamo anche noi per morire con lui. Gesù dunque è arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi, e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Marta, quando sentì che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse allora a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualsiasi cosa tu chieda a Dio, egli te la darà. Le dice Gesù: Tuo fratello risorgerà. Gli risponde Marta: So che risorgerà nella risurrezione all'ultimo giorno. Le disse Gesù: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se morisse, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu a ciò? Gli dice: Sì, Signore, io ho creduto che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, quello che deve venire nel mondo. Detto questo, andò e chiamò sua sorella Maria, dicendole sottovoce: Il Maestro è qui e ti chiama. Quella, appena udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui.
Gesù non era arrivato al paese, ma si trovava ancora nel luogo in cui gli era andato incontro Marta. Quando i giudei, che erano con lei nella casa e la consolavano, videro Maria alzarsi in fretta ed uscire, la seguirono, supponendo che andasse alla tomba per piangervi. Maria, giunta al luogo in cui si trovava Gesù, lo vide e si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, come la vide piangere, e piangere anche i giudei venuti con lei, fremette interiormente e si turbò. Poi disse: «Dove l'avete posto?» Gli dicono: «Signore, vieni e vedi». Gesù pianse. Dicevano allora i giudei: «Vedi come l'amava?» Ma alcuni di essi dissero: «Non poteva costui che ha aperto gli occhi del cieco fare che questi non morisse?» Scosso nuovamente da un fremito in se stesso, Gesù viene al sepolcro. Era una grotta e vi era stata posta una pietra. Dice Gesù: «Levate la pietra». Gli dice Marta, la sorella del morto: «Signore, già puzza, è di 4 giorni». Le dice Gesù: «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò ad alta voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare». Va, trova il Signore, chiedigli di venire. Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio, affinché il Figlio di Dio sia così glorificato. Torniamo in Giudea. Maestro, i giudei cercavano or ora di lapidarti e tu vuoi tornare là? Non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte, inciampa perché la luce non è in lui. Il nostro amico Lazzaro dorme, ma io vado a svegliarlo dal sonno. Signore, se egli dorme, sarà salvo. Lazzaro è morto. E per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate. Ma ora andiamo a lui.
Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma io so che anche in questo momento tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Tuo fratello risusciterà. Lo so che lui risusciterà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Io sono la risurrezione e la vita. Colui che crede in me, anche se muoia, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai. Credi tu questo? Sì, Signore. Io credo che tu sei il Cristo, il figliuol di Dio che doveva venire nel mondo. Va e porta tua sorella. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Dove l'avete posto? Signore, vieni a vedere. Lo vedi? Guarda quanto lo amava. Io dico, non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco fare anche che questi non morisse. Togliete via la pietra. Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno. Non ti ho detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio? Ti ringrazio che m'hai esaudito. Io sapevo che mi esaudisci sempre. Ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Lazzaro, vieni fuori.
Scioglietelo e lasciatelo andare.